come abbiamo visto nei precedenti video, abbiamo condiviso insieme alcune operazioni da fare nell'orto durante l'inverno. Abbiamo visto come era importante, come fosse importante lavorare il terreno per arrivare alla preparazione dell'orto. Quindi abbiamo visto la ratura, abbiamo visto come allontanare l'acqua e così via. Ora vediamo l'orto nel suo splendore. Nel suo splendore, oddio, siamo all'inizio, ancora dobbiamo vedere i frutti e tutto. Però intanto abbiamo livellato il terreno, abbiamo zappato e livellato il terreno in modo tale da allontanare l'acqua in eccesso durante le piogge, che sono sempre più frequenti e di maggiore intensità soprattutto. Abbiamo creato la viabilità interna all'orto, che questa è fondamentale per poter raggiungere le nostre produzioni. Quindi... ovviamente quando ci troviamo invece in situazioni in cui vogliamo far crescere piante da orto che siano rampicanti o comunque hanno bisogno di una struttura verticale per potersi estendere, poter fruttificare nella maniera migliore possibile, per esempio i pomodori, dobbiamo costruire una struttura per il loro sostegno. E quindi la cosa più importante è prima di tutto individuare dove localizzare queste piante e creare un supporto che sia il più possibile preciso, ordinato e che appunto ci permetta poi di poter lavorare tutto l'anno in maniera funzionale. Quindi abbiamo tirato dei fili con dei picchetti e poi abbiamo sistemato questi pali sui quali poi si arrampicheranno i pomodori. Ovviamente ai pali principali abbiamo legato dei fili sui quali appunto volta a volta legheremo i pomodori e le canne che sorreggono i pomodori. Altra cosa importante è che su questo supporto abbiamo sistemato già l'ala gocciolante dell'impianto di irrigazione, perché è importante questa qua, che è l'ala gocciolante dell'impianto di irrigazione, è importante per quello che riguarda poi la successiva bagnatura, l'irrigazione dei pomodori, e va sistemata possibilmente prima dell'impianto, in modo tale che poi sappiamo già a che distanza mettere i pomodori e in base anche ai fori di uscita dell'acqua. Molto 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 importante anche preservare la nostra produzione. Preservare la nostra produzione nei confronti di quelli che sono gli animali selvatici, perché sia in campagna che nelle zone periurbane, insomma, ma anche urbane ormai delle nostre città, sono sempre più presenti animali selvatici, caprioli, cinghiali, istrici, tutti animali che in qualche modo possono interagire con le nostre produzioni, ovvero ci sono anche loro e quindi se ne approfittano e vengono a mangiarci quello che noi produciamo per noi. Quindi, cosa possiamo fare per ovviare a questa cosa? Prima di mettere le nostre piantine dobbiamo costruire una bella recinzione, bella e solida recinzione, proprio per evitare che questi animali possano entrare e distruggere o comunque mangiarci le nostre produzioni. Quindi una bella rete con dei bei pali e soprattutto anche una rete nella posizione inferiore, magari anche per metà inserita nel terreno, in modo tale che anche animali come l'istrice possono trovare difficoltà proprio nell'ingresso all'interno dell'orto.